faccio io. Quindi così, no, aspetta. Sono stati attento, quando arriva a 9 minuti. Stop qua. No, qua. Il taxi. Ma io proprio faccio panoramiche ora. Quando è il touch, capito? Capito? Se vuoi farlo, vuoi zoomare, qua ti riesce a capire più e meno, sempre con il touch. Siamo qui davanti alla provincia perché c'è un po' di zoom. E più o meno. Noi abbiamo incontrato già la provincia settimana scorsa. Abbiamo incontrato l'assessore Iannone, purtroppo Cirielli non c'era quel giorno, nonostante la fosse stato avvertito già da un paio di giorni. Da quell'incontro è uscito fuori una lettera che Cirielli ha mandato alla CNU. Noi siamo venuti, abbiamo saputo di quella lettera per altre vie, non ci è stato comunicato niente, questo è già scorretto di per sé. Comunque era una lettera allucinante, cioè una lettera che iniziava con una lode per il lavoro che sta facendo il ministro, per il suo lavoro, duro lavoro di razionalizzazione della scuola, necessaria razionalizzazione della scuola, questo c'era scritto. Però diceva, vi vogliamo segnalare che ci sono un po' di problemi, perché sono venuti un po' di precari a contestare. Questo è il succo della lettera. Sembra quasi che lo doveva fare, cioè una cosa che doveva fare l'ha fatto, ha avuto un po' di pubblicità sui giornali, è finita là. Noi ci rendiamo conto invece che lui in questo momento sta agendo da deputato del PDL, da deputato che nel mese di giugno del 2008 ha votato la 133. Che diciamo, praticamente ha cominciato la distruzione o ha portato avanti la distruzione della scuola pubblica in Italia, perché la 133 prevede per nei prossimi 3 anni 8 miliardi di euro di tagli e 200.000 posti di lavoro in meno. Questi sono i dati proprio asciutti. Io volevo fare una cosa forse un po' noiosa, però prima volevo fare un po' a mo' di gioco, perché forse anche ogni tanto rilassarci un poco, però a questo punto vi dico di che si tratta. Questa è un'interrogazione parlamentare dell'onorevole Cirielli del 13 settembre 2007. Noi siamo mobilitati da almeno 4 anni qui come comitati precari contro i tagli. Purtroppo i tagli sono arrivati da governi di diverso colore, chiaro, non mazzate del genere, ma sono arrivati. E noi siamo mobilitati, ci siamo mobilitati contro tutti i governi che si sono seguiti uno dietro l'altro. Da questo punto di vista siamo inattaccabili forse. E allora, di fronte alla mobilitazione che noi portavamo avanti quell'anno, Cirielli ha fatto questa interrogazione parlamentare. Ve la leggo, un po' lunghetta, però è importante capire con che gente abbiamo a che fare. Allora, al ministro della pubblica istruzione, era Fioroni, per sapere, premesso che, da quanto si evince dagli articoli di stampa, sembrerebbe che a Salerno si sia tenuto un sit-in di protesta organizzato da insegnanti e genitori contro i tagli al personale scolastico previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione. I tagli previsti dall'intervento governativo interesserebbero la categoria degli insegnanti di sostegno. Quest'anno, dopo 3 anni di tagli, hanno ancora tagliato sul sostegno, hanno tagliato 90 cattedre. Questo per dare giusto una parentesi, che offre un servizio di supporto in ambito scolastico fondamentale per i bambini diversamente abili. La circolare dell'ufficio scolastico regionale, denominata piano di istituzione posti di sostegno 2007-2008, relativa alle assegnazioni delle cattedre di sostegno per la provincia di Salerno nel prossimo anno scolastico, prevede ben 355 cattedre in meno rispetto allo scorso anno. Il dato è vero. In particolar modo il settore più colpito da tagli è quello dell'istruzione di primo grado, che ha visto un taglio di 113 unità,
seguito dalla primaria, e continua a dare questi dati. Secondo i dispositivi previsti dalla predetta circolare, secondo quanto riportato anche dagli articoli di stampa, in Campania Italia arriveranno a togliere lavoro a circa 4.000 docenti, 1.200 dei quali sono insegnanti di sostegno. Secondo quanto riportato dagli articoli di stampa, sembra che il Ministero abbia giustificato i tagli adducendo motivazioni di ordine economico e soprattutto precisando che nella sola città di Salerno il numero degli insegnanti di sostegno sarebbe troppo alto. Le motivazioni adotte dal Ministero non tengono conto però dell'alto numero di comuni presenti nella provincia di Salerno, che è una delle più grandi d'Italia. Sono infatti ben 158 i comuni presenti e tra questi molti sono situati in posizioni difficili da raggiungere ed è per questo che sono necessari tutti gli insegnanti di sostegno attualmente esistenti, per non sfavorire una fascia già debole dalla nascita come i bambini diversamente abili. Sembrerebbe che la scorsa finanziaria presenterebbe anche delle irregolarità per quanto riguarda l'assegnazione dei docenti di sostegno. Secondo la legge 104, i bambini disabili devono avere dei requisiti per l'assegnazione di un docente di sostegno. La nuova legge, invece, tende a restringere i campi dei requisiti negandone ad una buona parte e legittimando così il taglio. Secondo quanto si evince da articoli di stampa, sembrerebbe che in alcuni casi i tagli previsti dall'intervento governativo sarebbero causa di serie conseguenze per i bambini diversamente abili, facenti parte di alcuni circoli didattici della provincia di Salerno, in quanto gli stessi necessiterebbero di costanti attenzioni, proprio da parte degli insegnanti di sostegno. Un'altra grave conseguenza dell'intervento disposto dalla predetta circolare sarebbe quella dell'accorpamento delle classi, che porterebbe alla formazione di classi con più di 30 alunni. E tutto a discapito della vivibilità dell'ambiente scolastico e della qualità del servizio che può essere offerto dagli insegnanti. Di sostegno ai bambini disabili. I più colpiti da tale intervento governativo sarebbero proprio questi bambini che a partire dal prossimo anno scolastico avranno a disposizione meno insegnanti e di conseguenza meno ore da passare con un docente che li segue costantemente durante le ore scolastiche. Se si è a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se corrispondente al vero, quali iniziative di propria competenza intende adottare per poter scongiurare la riduzione delle cattedre per i docenti di sostegno previste dalla circolare, che in caso contrario sarebbe causa di gravi disfunzioni nell'ambito del fondamentale supporto scolastico attualmente garantito ai bambini diversamente abili. Cioè lui nel 2007 sembra uno di noi adesso. Per noi le parole sono importanti, poi le interrogazioni parlamentari sono ancora più importanti, credo, no? O a carta straccia. Allora lui sta dicendo delle cose che noi diciamo da anni, no? E, oltretutto, qua parla di 355 tagli, ma poi sopra i 355 tagli ce ne sono stati altri 80 l'anno scorso e 90 quest'anno. E, l'accorpamento delle classi, la legge finanziaria ha portato l'aumento del numero di alunni per classe, e questo ha portato appunto un accorpamento di classi. E per l'anno prossimo ci saranno classi con 35 alunni, sarà quasi la normalità. Quindi la situazione è anche peggiorata rispetto a quando ha scritto questa interrogazione. Noi ci hanno comunicato che Cirielli non c'è. Se decidiamo in assemblea, perché noi manteniamo sempre questa modalità di protesta, decidiamo insieme, se la delegazione deve salire dal vicepresidente, consegneremo anche queste interrogazioni parlamentari, perché dopo non ve la leggo per non annoiarsi, scuola di Baravia.